È troppo una cosa bella. We paid a visit to our old friend, engineer Bruno Sacco, owner of an original Lakowski multiple wave oscillator. The multiple wave oscillator is a device invented by Russian scientist George Lakowski in France in the 1930s with the purpose of curing a whole series of health conditions. The fundamental idea is that disease is the consequence of an oscillatory disruption of the body cells. According to this theory, cells in normal conditions oscillate at specific frequencies. For various reasons, the natural oscillatory dynamics may vary or stop. Disease is the consequence. Certo, il numero non è mai casuale. Lakowski developed a multiple wave oscillator with the idea of producing a wide spectrum of frequencies to be projected to the body with the conviction of thus being able to restart the correct oscillatory dynamics. With this method, the idea is that the sick cells receive the original health frequencies and are healed. The oscillators, like the one owned by Bruno Sacco, were produced by Colisa, a French company, from 1931 to 1940. They were used in many hospitals all over Europe and around the world, but with the Second World War, in which Paris was invaded, they fell into oblivion, presumably for the lack of technical assistance and replacement parts. During the war, Lakowski fled to the United States, where he died in an accident. In the years during which the oscillators had been used, many doctors reported notable results in the cure of various diseases, including tumors. When Lakowski's work was slowly being rediscovered in the 1980s, the oscillators were not available on the market anymore. The original devices were lost, and besides some old pictures showing them, nobody knew how they were made and how they worked. Speculations arose as to their working mode, which only contributed in further confusing researchers. In 2009, three original oscillators were discovered in Italy. These had been owned by Boris Vassilev, Genoese doctor of Bulgarian origins, who had three medical practices in which Lakowski's oscillators were used. Vassilev's niece had found the oscillators in her attic and had contacted the Centro di Ricerca Lakowski in Rimini. Through this research center, Bruno Sacco was able to buy one oscillator. A second oscillator was bought by Tony Carcelaers, Bruno's Belgian associate, and the research center kept the third. Bruno and Tony then made an accurate technical analysis of the oscillators and wrote the book The Lakowski Multiple Wave Oscillator Secrets Revealed, available for purchase on their website, Multiwave Research. The book, well written and detailed, debunks many myths on the Lakowski oscillators and provides the possibility to rebuild, component by component, an oscillator on the model of those made by Lakowski and Colisa. Bruno himself has rebuilt two oscillators. E quello praticamente quella scura è il primario, che in quella cosa come hai fatto vedere su è quella che hai messo adesso dentro direttamente sì. Nel blocco. In this video we see the original Lakowski multiple wave oscillator in action. Ah, il timer ti dice quanto tempo praticamente ci si sta. Di solito ci si toglie un po' i vestiti, immagino. Sì, robe metalliche. Adesso sta già andando. Ma i vestiti puoi tenerli. Posso tenere qua? Sì, sì. Sta già andando. Non sta andando. Occhio solo, almeno si sì, c'è la stanza, si tiene una bella giocata. Urco. Sta funzionando. Si può anche provare con questo. Minchia! Che problema. Non tiro, so.
Ma la densità di corrente, visto che qui c'è grosso, no. Ma io con la prima volta che fare questo un po' di densità. Madonna! Ha solo quello esterno, quindi le altre sono tutte per induzione. Aspetta. Ah, ok. E se aumenti qui aumenta la tensione. Madonna, escono! Oddio! Però si teneva basso, no? Di stare in per sé. Si vedevano anche qua. Sì, ci credo. 3 minuti per vedere come funziona. Ma se ti senti quell'odore come quel Violet Ray? Eh sì, io provo questo. Abbiamo cotto il becco. Cotto il becco. Cotto per cento. Tu dici fargli un quarto d'ora. Sì. Ma adesso così che non pigliamo nessuno, non sentivi niente? No, perché la superficie del contatto è abbastanza stretta, quindi la densità di corrente. Con un mazzo di chiavi sotto, cioè con una chiave. Ma no, una chiave la chiudi, no? Non devi provare per forza. Cioè. No, infatti, povero! Si spinge bene. Un po' provo anch'io quando mi faccio la terra. Lì forse si inizia a sentire. E qui hai quindi rame, rame, bottone, rame, alluminio, alluminio. Le due. Sì. Rame, rame, alluminio, 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 alluminio. Che sono identiche, simmetriche in questo. E l'hai dovuto un po' risistemare i collegamenti con le cordine o no? Sì, un po' con la secola cotone che hai dato. Ancora le cose ci stanno un po' conoscendo. Ci stanno un po' conoscendo. E quindi quella lì è una delle cose che dicevano il Border Research, che c'era dentro il gas nobile, eccetera, tutta una bufala da fare nei buchetti. Esatto, no, ma mi ha fatto confusione, perché in realtà esiste un brevetto tardo dove c'era anche una possibilità di usare tubi di gas, quindi non metallici col gas, ma credo di vetro. Ok, ok, ok. Cosa c'è una metà di fatto? E questo rumore che si sente è il sintomo. La finestrella si vede. Questa è una bambettina con delle lampadine al neon che sono state selezionate. Ah, sì, ok. Non sono isolate, sono delle lampadine al neon. Chiuse, sì. Io vado qui. Non rischi di gramare anche qui nel mio sport. No, perché se poi loro ti danno prima. Sì, ti danno. Ma si spegne la luce. Si spegne. Una mappa della. Ah, del campo, sì, del campo. Allora fammelo ancora anche una volta con il. Sto sul dito, aspetta sul dito. Sì, per mettere un manco isolante. Quello invece è molto meno. Quello meno. È passivo. Sì, sì. Non ancora una volta andare, no, con la luce spenta al massimo, se vediamo sì, la corona. Non ho fatto il gomito. No. Vorrei che impressionante. Ok. Accendo. Un attimo. Facciamo lo scambio con lei. Vuoi provare? Com'è? Ho fatto male? Oddio! Sì, no, ma... Ah, il rosso è perché...
struttura elettrica è parecchio simmetrica, bilanciata, tra virgolette. Sì, sì. Uso un termine più audio. È interessante vedere la differenza di potenziale, no? In punti omologhi, e vabbè, anche eventualmente riferiti a massa, vedere anche il modo comune, eccetera, eventualmente. Sì. Quindi ti serve di solito una sonda di tipo differenziale, caratteristiche, deve essere differenziale, deve essere, supportare qualche decina di kilovolt, e deve avere una banda sufficiente per riprodurre bene la forma d'onda. Quindi, visto che la fondamentale è poco sotto il megahertz, molti armonici vuol dire molti megahertz. Certo, certo. Allora ho fatto una roba del genere con 50 megahertz di banda. Mm-hmm. Isolamento galvanico, cioè fibra ottica, che puoi mettere lunga quanti metri vuoi. Certo. Quindi uno scatolino grosso così, con due coccodrillini, lo lasci flottante, lo puoi anche collegare a terra, la scatola, tanto dentro è super isolato. Certo. Esce in fibra, al di là della fibra, il ricevitore, ecco, colleghi l'oscilloscopio e vedi la forma d'onda. Sì. Ok.